E benvenuti nel mio primo video. Io sono Antonio Di Matteo e sono istruttore di ginnastica ritmica, flessibilità e pliometria. Oggi vi porto un allenamento basato sulla parte superiore del corpo. Ma prima vi ringrazio AEPRO per questa opportunità che ha dato a noi trainer. E ora passiamo, prima di tutto, al riscaldamento. Riscaldiamo i polsi. Prima da un lato, poi dall'altro, per 5 volte. Ora, i gomiti, sempre 5 volte. Ora, le spalle, prima avanti, 5 volte. Poi dietro. Ora, mettiamoci così, e rotazione, prima avanti, 5 volte, poi dietro. Ora, giriamo i polsi così, e rotazione delle spalle, prima avanti, 5 volte, poi dietro. Ora, la scapola, ci mettiamo in questo modo, deprimo e alzo, 8 secondi, dopodiché deprimo e alzo di nuovo, per 2 volte. Fatto questo, movimento di bacino, prima da un lato, 5 volte, poi dall'altro. Ora, fatta la parte superiore, passiamo alla parte inferiore. Scaldiamo le ginocchia, in questo modo. 5 volte. Ora, le caviglie, facendo una rotazione così, prima da un lato, poi dall'altro, 5-6 volte. Ora, salto, sempre prima da un lato, poi dall'altro. Ora, un po' di stretching, 6-8 secondi per 2 volte. Ok, finito il riscaldamento, passiamo all'allenamento. Come primo esercizio faremo dei piegamenti sul rialzo. Io lo faccio con la sedia, ma voi potete benissimo usare anche uno sgabello, un divano, una poltrona, basta che vedo un rialzo. Iniziamo e vediamo come si fa. Ci mettiamo così e facciamo un semplice piegamento. Lo facciamo per 12 volte. 1, 12, 12 fatte. Come secondo esercizio di oggi faremo dei piegamenti esplosivi. Vediamo come si fa. Mettiamo così, pieghiamo esplosivo. Piegamenti esplosivi, ne facciamo 12. Ora, terzo esercizio, piegamenti a diamante. Posizioniamo le mani così a terra,
pieghiamo. Diamanti, ne facciamo 12. Ora, quarto esercizio di oggi. Faremo dei archer push-up. In questo modo. Ci mettiamo così e pieghiamo prima da un lato, poi dall'altro. Ne facciamo 8. Quinto esercizio di oggi faremo dei pike push-up in questo modo. Vediamo. Andiamo così. Sedete all'aria. Mi raccomando, non le fate troppo aperte e neanche troppo chiuse. Non male. Pike push-up, ne faremo 10. Sesto esercizio di oggi. Sesto ed ultimo. Faremo dei pseudo push-up in questo modo. I piedi vanno con le punte così, in questo modo. E la parte superiore ci sbilanciamo verso avanti. Non troppo, se no ci facciamo male. Così e pieghiamo. Pseudo push-up, ne facciamo 10. Ragazzi, questo è il circuito. Io vi ho fatto vedere come si fa, ora tocca a voi. Mi raccomando, questi 6 esercizi li fate per una prima volta, per una seconda e per una terza, senza fermarvi. Un intervallo c'è, è quello che finito i 6 esercizi, aspettate, attendete 1 minuto e 20, massimo 1 minuto e 30 e poi ripartite, sempre facendo quest'ordine di 6 esercizi. Detto questo, spero che il mio circuito vi sia piaciuto e noi ci becchiamo nel secondo tutorial. Ciao!